Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondato è meglio. Siamo in compagnia del signor Z-Liner, signore e signori. E qui davanti a noi abbiamo il super reattore in costruzione, in fase di costruzione. Abbiamo il blueprint. Abbiamo fatto vedere la scorsa puntata con questa. Esattamente. Che vi dà una guida su come costruirlo. Come costruire il reattore? Allora, telecamere spente, abbiamo fatto tutti i materiali, ce li siamo divisi un po', per fare la parte centrale che andremo a fare oggi, che è la parte forse più complicata, tra virgolette. Il solenoid, esatto. E avremo bisogno di Central Permanent Magnetic in Magnetic quello Linkage. Quello con i magneti che si fanno. Esatto. Che fatto farmato magnetico tutto il pomeriggio. Esatto, due giorni di farming. Poi il ferro magnetic base, il magnetic linkage, l'auxiliary permanent magnetic, penso che si legga così, e l'hysteric rod, i rod esterichi, e poi i solenoid magnetic, giusto Z? Giusto? Sì. Potrebbe essere. Ok, come si compone questa struttura? È un multiblocco, multistrato, che andremo a vedere. Allora, la prima parte, che è parte da qui, vediamo un po' di materiali da costruzione se ne abbiamo, benissimo, grazie Z. Ah, stai già partendo? Ok, praticamente comincia a costruire, che io ti seguo e descrivo la cosa. Allora, il primo blocco che dovremmo andare a mettere è un magnetic linkage in questo punto. Poi ci sono 5 blocchi, 1, 2, 3, 4, 5. Z ha già sbagliato, ok, fantastico. Perché? Perché è da 5 Z, non è da 7. Aspetta, così. Parti dal centro, ti conviene. Parti dal centro, fai 1 al centro, 2, 2 e poi metti il linkage. Così. Linkage sta nell'angolo praticamente. E poi ci sono 5 blocchi di magnetic di ferro magnetic base. Quindi esattamente. 5 così e tratta in inganno questo. Sì, ti tratta in inganno. Ok, perfetto. Qui ci manca il linkage forse. 1, 2, 3, 4. No, manca un blocco Z. Manca qua, ci va il ferro magnetic così. E poi il linkage, esattamente. Okay. Sopra a questo ci saranno 5 central, ok, in questa maniera. Quelli potenti. I lati. Gli ausiliari, esattamente. Poi. Qua la differenza di skin. Questi sono bastardi, non si vede. Sì, non si vede. Però sono cose diverse. Sono diverse. Sopra va la stessa cosa. Esatto. E poi i ferromagnetic base qua. Esattamente. Poi. E di nuovo questo. Internamente, in questa maniera, ci andrà messo. Il magnetic linkage, solo magnetic linkage, 2, ok, così, poi vai dentro di anche uno sopra. Aspettate che controllo, perché c'ho uno schema davanti, ok, sì. No, sì. Sopra no, lascia stare sopra, fai prima sotto, diciamo solo fai solo sotto. Poi metti un altro così, mettine uno di magnetic linkage, poi così, due. E poi due praticamente, uno e due. E poi ripartiamo con quello normale, quindi... Così, linkage e poi mettiamo ferro magnetic base 1, 2, 3, 4 e 5 e poi magnetic linkage. Poi stessa cosa, ti metto la terra, ausiliare. Tu metti quelli sopra, intanto faccio questi, così. Non bisogna sbagliare questo passaggio perché sennò il multiblocco non si crea. E poi... Così. Poi sono bestemmie per capire dove abbiamo sbagliato. Ok, così. E poi linkage qua. Perfetto. E poi 1, 2, 3, 4, 5. Magnetic linkage. Poi andiamo avanti. Tac. È un po' complicato, ma verrà fuori una figata, ragazzi. Cioè, la cosa è che è molto spettacolare da vedere, perché ha questo fascio di plasma interno che è veramente figo. Ed esplode in maniera bruttissima. Ferro magnetic. Mi auguro che mai di vedere questo impianto che esplode. Mai. Sì. Non lo auguro nemmeno a noi. No, infatti. Ok, così. Poi mettiamo linkage. Tac. All'inizio partiremo un po' lentamente e poi piano piano ci velocizzeremo, ragazzi, perché... Sennò è lungo da fare. È lungo. Ok, adesso. Ma mancano i permanent. I permanent li ho io. 1, 2, 3, 4. Ok, perché 4? Sono 4 o 5? Le quantità di qua? 5. Ok, no, le quantità di qua. Ne ho messo uno. Ah, ecco. Ok, quindi permanent magnetic non dovremmo averne più in teoria. No, io non ne ho più. Io ne ho 4. 3
di ausiliari. Però. Sì, vabbè, ne ho 4. Esatto, qua sopra è praticamente ricoperto di ausiliari, così. Così, semplicemente. Allora, ce li ho, li usiamoli. Sì, 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 sì. Io stavo controllando, se mi distraggo un attimo, ragazzi, è perché controllo che sia giusto sullo schema che ho, perché sennò... Praticamente questo è veramente un mega enorme calamita, è proprio un vero magnete sì, sì, enorme. Sì. Enorme. Detta qua me ne mancano un po' di quelli ausiliari, mettili tu. Anche a me, io li ho finiti. Come li hai finiti? Allora sono nella cesta. Probabile. Central, permagnetic, hanno le righe dritte, questi qua hanno le righe un po' più larghe. Qui. Non c'è più niente, allora ne mancano un paio, scusa. Sono sbagliati i calcoli, possibile? Sì. Perché qui nella borsetta non ce n'è. Quali... Ah, ma guarda, questi qua sono ausiliari al centro. Ah, ecco perché. Ho sbagliato a piazza. Bravo, vedi che fai già le cazzate, eh? Bravo. Signor Black, cosa combina? Allora, ricontrolliamo entra... bene. Esatto. Ma questi sono ausiliari, tutti allora, central, 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 central e central, ausiliari. Ok. Ausiliari. Qui central, ausiliari. Ok, adesso è giusto, adesso è giusto. Non manca niente, i calcoli erano giusti. State attenti perché sbagliare si può facilmente. Sì, 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 poi ci si confonde. Magnetic linkage, ne hai uno? Linkage... Sì, ne ho 14. Diciamo. Mettine uno. Perfetto. Adesso parti. Metti tutto qua. Metti tutto lì. Tu finisci lì che passo alla parte centrale intanto. Passiamo nella parte centrale, andremo a fare una roba del genere. Tutto il disco mi pare che è finito, sì. Sì, 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 il disco è finito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. E dovremo farlo per tutti i lati. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Adesso... Vedete che qua rimane spazio 3x3. 3x3, esattamente. Adesso su questo livello dovremmo andare a mettere i solenoid hub che li ha a Z. Qua. Esattamente. Così. Esatto. Modo, bellissimo. Ok, chiudi gli angoli. Ok, qua. Cosa? Ok, adesso al centro ci andrà questo che ho io, che è il solenoid magnetic. Qua così al centro. E sopra... Unico. Sì, e sopra va ricoperto di solenoid hub. Poi... Sì. Sì, esattamente. In questa maniera. Poi andranno messi negli angoli, cioè ad angolo, diciamo, così. Ops. Adesso li metto giù a cazzo, poi li tolgo, ok. Questo via, questo via, questo via, questo via, ok. E ho sbagliato la misura, fantastico. Andavano più in qua di uno, ok, così, così. Così, ok. In questo modo, Black, guarda. Andiamo a vedere. Aspetta che arrivo. Sì, esatto, dall'angolo all'angolo, in sostanza. Ok, ma non si dovrebbe compilare adesso, comunque. Si compila appena finiamo. Se non crashiamo. Olè, si è compilato. Fantastico. Tira via la terra. Però c'era qualcosa di troppo qui, mi sa, eh. Non lo so, quando... Aspetta, fammi rompere uno. E come lo rompiamo, si decompila, vedi? Allora, infatti, vedi che qua ne ho messi di più. Ne ho messi a cazzo all'inizio. Guarda, questo qua è di più. La terra. Questo è di più. Questo è giusto. Questo è di più. E ne va messo uno qua. Ah, fermo che hai sbagliato. Dove ho sbagliato? Ho sbagliato. Questi tre cose sbagliati. Vai, metti allora, la terra. La terra. Metti la terra. Fai Stesis. La terra. Tac. La terra. Isterico. E voilà, si compila. Tira via quello. Terra, perfetto. Completo, vedete? Signori, abbiamo fatto il solenoid, che è questo... Quello centrale. Che dovrà girare questo poi. Se succede qualcosa, questo esplode proprio... Fa un macello. Ok. Direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio. Nel prossimo episodio, signori, andremo avanti a costruire il reattore. Poi dovremo alimentare anche questo solenoid con una turbina o qualcosa. Adesso... Abbiamo fatto questa grande struttura su due piani. Esatto, perché qua sotto poi... L'acqua. Sì, sì. E poi andremo ad alimentare questo e dovremo alimentare anche tutti i toroidi che abbiamo già craftato, che vedremo nei prossimi episodi. E quindi, signori, io vi rimando al prossimo episodio insieme al signor Zetaliner. Vi ricordo di lasciare un like se i video vi sono piaciuti. Sia il mio che quello di Z, passate al suo canale per vedere la sua visuale. Ecco, esatto. E noi ci vediamo in un prossimo episodio di Modo Te Meglio. Vi ricordo che questa serie non è alle conclusioni, ma ci siamo quasi, signori. Siamo quasi a fare questa gran figata. Signori, vieni qua, mettiti al centro. Arrivo.
Arrivo. Addio. Solenoide di Modello e Meglio è tutto. Ci vediamo alle prossime puntate. Ciao. Ciao ciao.